Mentre si avvicina la scadenza per l'approvazione della manovra finanziaria, l'ARS decide sul futuro di Riscossione. La società regionale che si occupa dei tributi in Sicilia potrebbe essere ceduta a Equitalia. Oggi in aula anche la spinosa norma sui finanziamenti della ex tabella H. A Catania un imprenditore per anni aveva pagato prima usurai e poi estortori, alla fine ha denunciato, oggi sono scattati 6 arresti, intanto sequestro di beni per 1 milione di euro a Carini, a Palermo il centro Pio La Torre racconta agli studenti l'antimafia della Chiesa. Partiranno domani gli interventi speciali del Comune di Palermo sulla Favorita. Nelle prossime settimane traffico limitato per i lavori di pulizia e manutenzione. L'amministrazione intende intervenire anche contro la prostituzione. Diventerà, dice il sindaco Orlando, un parco fruibile alle famiglie. Buon pomeriggio e benvenuti alla redazione del TG Med. Procede dunque l'esame della finanziaria con l'obiettivo di arrivare entro oggi al voto finale. Sono state approvate le norme che prevedono la proroga per i forestali e i precari degli enti locali, ma rimane ancora aperta la questione di Riscossione Sicilia, la partecipata che si occupa dei tributi nella nostra regione. Il governo sta tentando il suo salvataggio e l'opposizione ha annunciato battaglia, ma oggi in aula arriveranno anche i finanziamenti per la cosiddetta ex tabella H. Facciamo il punto con Ambra Drago. Si va verso il rush finale della finanziaria, mancano 11 articoli all'approvazione della manovra. Ciò farebbe sperare in un voto finale entro questa sera, se non fosse per il caso Riscossione Sicilia. A Sala d'Ercole non c'è accordo sulla norma per la ricapitalizzazione della società attraverso 17 milioni di euro di crediti che la regione deve versare subito nelle casse della partecipata che è già in liquidazione. Un fronte trasversale che va da Forza Italia e Renzi al PD è pronto a votare un emendamento che di fatto apre all'accessione di Riscossione insieme ai 700 lavoratori a Equitalia. Il governatore Rosario Crocetta prova invece a salvare la società e il suo presidente Antonio Fiumefreddo. Sarà dunque una giornata calda su questo fronte. Intanto c'è stata il via libera alla proroga dei 24.000 precari degli enti locali. Non potranno esserci aumenti di giornate per gli stagionali, ma entro 120 giorni il governo dovrà portare in aula una riforma del settore da votare. In caso contrario, via libera alle promozioni che costeranno almeno 5 milioni di euro. Approvata anche se non sono mancate le polemiche, la sanatoria per i compensi dei dirigenti che dal 2012 hanno avuto doppi incarichi e per chi amministra società direttamente finanziate alla regione. Infine è stato incrementato di 3 milioni il fondo per i consorzi di bonifica per scongiurare l'aumento dei canoni irrigui, ma i direttori degli enti dovranno ridurre la spesa di gestione del 20%. A Catania un imprenditore aveva pagato prima gli usurai e poi gli estortori. Ci occuperemo di questa vicenda subito dopo la pausa pubblicitaria. La tua pubblicità su TRM 13, Med 1, Med 2, Radio Med. Torniamo in studio con la cronaca. Sequestro da 1 milione di euro a un imprenditore di Carini in provincia di Palermo. Era stato condannato 2 anni fa per associazione mafiosa e considerato infatti vicino alla famiglia locale. Sentiamo i dettagli nel servizio. Ville, terreni, fabbricati, ma anche conti correnti e auto. Un tesoretto da 1 milione di euro, quello dell'imprenditore Giacomo Loduca. Dalle indagini della Direzione Investigativa Antimafia di Palermo è emersa una sproporzione tra la disponibilità economica e i redditi dichiarati. Ma questo è l'ultimo tassello di una serie di accertamenti che sono andati avanti per anni. I collaboratori di giustizia da tempo indicavano Loduca, arrestato nel 2011 nell'operazione Codice Rosso, come un esattore del pizzo. Poi si erano aggiunte le intercettazioni che lo avevano ripreso mentre intratteneva rapporti con la famiglia mafiosa dei Passalacqua di Carini. E nel suo curriculum Loduca annoverà anche una condanna a 9 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso e tentata estorsione aggravata e continuata, il tutto caratterizzato da quella pericolosità sociale che non lo avrebbe mai abbandonato, secondo gli investigatori, nemmeno nell'ultima sentenza di condanna del 2014 fino a quest'ultima misura adottata dai magistrati delle misure di prevenzione. E ha colpito in parte anche le cosche mafiose un blitz di oggi a Catania, dove 6 persone sono state arrestate, le accuse nei loro confronti, usura ed estorsione. Le indagini erano scattate dopo la denuncia di un imprenditore del settore cinematografico, denunce arrivate nel 2014, poi l'imprenditore era diventato collaboratore di giustizia. Per una decina d'anni l'uomo aveva versato a uno degli arrestati e alla madre interessi usurai per un prestito di 200.000 euro per il quale
versava 134.000 euro all'anno. La situazione dell'imprenditore era però ulteriormente peggiorata nel 2007, quando proprio per cercare di annullare gli interessi usurai si era rivolto alle cosche, ovvero al clan Mazzei. A quel punto era diventato però vittima degli estortori, pagando dal 2009 al 2014 per ottenere protezione da parte proprio dei clan catanesi. E di lotta alla mafia si è parlato oggi nell'incontro organizzato dal Centro Pio La Torre a Palermo al cinema Rouge Noir, in particolare di come è cambiata l'antimafia della Chiesa da Sturzo a Papa Francesco. Sentiamo Marianna Grillo. Processioni religiose che rendono omaggio ai boss, l'ultimo esempio nel dicembre scorso a Paternò, ma sono tanti altri casi, non solo in Sicilia, in genere nel sud Italia, finiti nelle cronache recenti, segno di tradizioni distorte che nulla hanno a che fare con la religiosità e con la Chiesa. Lo sforzo dei parroci nostro è quello di cominciare a fare chiarezza e distinzione e separare quello che, come ho detto prima, è incompatibile con una visione evangelica, con una visione dell'uomo, come dice il Santo Padre, è idolatria. E non perché si adorano le statue, è idolatria nel senso che è il denaro, il potere, e quindi persone che in qualche modo sono corrotte da questa adorazione del male, del potere, del denaro, non è possibile che adorino nostro Signore Gesù Cristo e i suoi santi. Il modo in cui la Chiesa negli anni ha evoluto la propria azione contro gli atteggiamenti mafiosi è stato uno dei temi proposti dal Centro Pio La Torre. Il monito di Papa Giovanni Paolo II, in tempi più recenti Papa Benedetto XVI e Papa Francesco. E poi il tema della scomunica per i mafiosi, protagonisti anche oggi gli studenti palermitani. Ma nella percezione dei ragazzi, se c'è una parte della società che deve fare ancora molto contro la mafia, quella è la politica. Il dato importante che viene fuori dalle varie indagini che poi anche quest'anno pubblicheremo nelle prossime settimane, è questo: la pericolosità della mafia, ma anche l'insufficienza del contrasto, soprattutto politico, sul piano politico, rispetto alla mafia, e quindi la responsabilità della politica verso cui si nutre grande sfiducia. Una lite fra un transessuale e alcuni vicini di casa ha portato la polizia alla scoperta di una casa a luci rosse in Corso Italia a Ragusa. Dopo una settimana di indagini proprio da quella lite, sabato gli agenti sono intervenuti bloccando all'ingresso due uomini e una donna che hanno raccontato di stare andando a far visita a un loro amico. Alla fine però è stato lo stesso transessuale di origini brasiliane e con precedenti con la giustizia ad ammettere la prostituzione all'interno dell'appartamento in cui convive con il compagno napoletano. Un fenomeno molto diffuso, quello delle case a luci rosse a Ragusa. Quella chiusa sabato è la seconda di quest'anno, ma nel 2015 ne erano state scoperte ben 15. Lampedusa, Trapani e Pozzallo in Sicilia sono tre gli hotspot, i centri di prima accoglienza per registrare migranti e profughi finiti nel mirino di un'inchiesta parlamentare. La denuncia arriva dal deputato di SEL, Erasmo Palazzotto, secondo il quale sarebbero almeno 1.000 migranti che una volta sbarcati in Italia si ritrovano senza documenti e senza un luogo nel quale essere ricollocati, difficoltà anche per chi richiede asilo e per i minori. Ma sentiamo l'intervista al vicepresidente della Commissione Esteri della Camera. Il sistema hotspot, di fatto attraverso identificazioni sommarie, nega i diritti costituzionalmente garantiti alle persone che arrivano nel nostro paese, non permettendogli di fare normale richiesta d'asilo, e in questo momento sta producendo un'emergenza perché è in campo un grande processo di clandestinizzazione. Tutti quelli classificati come migranti economici vengono abbandonati nel nostro territorio senza nessun diritto, in condizioni di clandestinità, creando un disagio enorme per le popolazioni locale, ma soprattutto una violazione dei diritti di queste persone che arrivano nel nostro paese e hanno diritto all'accoglienza e un'accoglienza dignitosa. I numeri forniti al Ministero dell'Interno ci raccontano di un mese di gennaio, quello del 2016, che a parità di sbarchi rispetto al gennaio 2015 ha prodotto in Sicilia più di 2.000 persone che sono respinte sul nostro territorio e quindi in questo momento in condizione irregolare, senza documenti, senza soldi, a carico delle tante associazioni
associazioni che in questo momento stanno svolgendo un ruolo sussidiario che dovrebbe svolgere lo Stato e l'Europa. Le soluzioni ci sono, stamattina sono arrivate all'aeroporto di Fiumicino 93 profughi con un canale umanitario aperto grazie alla Chiesa Valdese e alla comunità di Sant'Egidio che è riuscita a contrattare col governo 1000 posti per persone che fuggono appunto da guerre, da persecuzioni e che arrivano nel nostro paese legalmente senza rischiare la vita in mare con un sistema di accoglienza organizzato che sul livello europeo può fare fronte a un flusso migratorio di portata storica che noi non possiamo in nessun modo arginare ma che dobbiamo imparare a governare per evitare che sia drammatizzato e che crei disagi per i cittadini europei ma soprattutto condizioni disumane per queste persone che vengono e fuggono da guerre e persecuzioni su cui molto spesso noi abbiamo grandi responsabilità. Precipita l'emergenza rifiuti a Enna e d'altronde non potrebbe essere altrimenti dato che si è arrivati al quinto giorno consecutivo di sciopero degli operatori ecologici che fanno capo ad Enna 1 e che gestisce per conto dell'ATO la raccolta dei rifiuti urbani in città. La decisione di scioperare è arrivata dopo che la società ha ridotto gli stipendi del 30%. Il sindaco di Enna, Maurizio Di Pietro, ha annunciato adesso una denuncia in procura per interruzione di pubblico servizio contro l'ATO. Di Pietro attende il parere dell'ASP sulle effettive condizioni igienico-sanitarie del capoluogo, che intanto è stato invaso non solo dai rifiuti ma anche dai topi. In base a quanto farà sapere l'ASP verrà valutata l'opportunità di affidare in via urgente e provvisoria il servizio di raccolta dei rifiuti ad una ditta esterna. Intanto a Palermo due discariche abusive sono state sequestrate da un nuovo nucleo di polizia municipale creato proprio per contrastare l'abbandono dei rifiuti. La prima area è stata sequestrata a Brancaccio, fondo Patania, la seconda in via Palmerino. In totale 12.000 metri quadrati di terreno agricolo. Per i proprietari sono scattate multe per 10.000 euro. Due le persone denunciate per smaltimento illecito di rifiuti. Partiranno domani a Palermo gli interventi nel Parco della Favorita. Ad annunciarlo il Comune, obiettivo risistemare l'enorme area verde della città entro la fine di marzo. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio. Circa 300 dipendenti dell'area verde, della Reset e della RAP avranno il compito di rimettere in sesto il parco, se possibile, nell'arco di un paio di settimane. Una delle possibili scadenze potrebbe essere fine marzo, in modo da organizzare una festa di primavera. Il Comune avvisa che per il tipo di lavori previsti e per le forze messe in campo da domani non sono escluse limitazioni alle viabilità lungo le strade che attraversano il parco, ma pulizia e manutenzione rappresentano il primo passo in vista di un nuovo progetto più ambizioso per il recupero della Favorita. Ci rendiamo conto che è appena l'inizio, che dopo questo intervento bisognerà mantenere ma anche fare altri interventi che consentiranno l'apertura della Favorita a tutti i cittadini. Ci sarà un'inversione dei sensi dalla Viale Diana e poi dalla parte del Stadio delle Palme. Vorremmo invertire i sensi di circolazione in modo da consentire agli operatori di lavorare in sicurezza, cosa importante, e ai mezzi di poter intervenire senza creare difficoltà ma anche pericolo agli automobilisti. Il modo migliore per poter garantire il decoro del Parco della Favorita è metterlo nelle condizioni che le famiglie possono frequentarlo. E poi io credo che bisognerà cominciare a pensare a colpire i clienti delle prostitute. E su questo abbiamo intenzione di fare qualcosa di significativo. Ma l'obiettivo non è solo rendere il parco più facilmente accessibile ai palermitani, ma anche quello di renderlo più attraente ai turisti. La Favorita, la vacanza di mare, quindi con Mondello, all'offerta culturale, quindi alla possibilità di vivere questo parco nella sua interezza, nella sua molteplicità, tra l'altro con Monte Pellegrino che potrebbe unire anche agli itinerari religiosi, io credo che sarebbe il fiore all'occhiello di qualsiasi città. Palermo ce l'ha e la deve utilizzare. Oggi è il 29 febbraio ed è un giorno particolare per l'anagrafe. Chi nasce in questa data deve fare i conti con alcune regole molto particolari. Il compleanno si trasforma in un vero e proprio evento e ogni tanto capita anche qualche intoppo burocratico, come documenta nel suo servizio Gianluca Rubino.
L'unico disagio che ho vissuto è stato quando sono andato a fare una commissione alla posta pochi giorni dopo che ho rinnovato la carta d'identità. Come potete notare, la scadenza è il 29-2 del 2026 e ovviamente il 29 in quell'anno non esiste, quindi non è un anno bisestile. E quindi dal momento in cui hanno messo questa data, si è verificato un errore. Giovanna è una delle poche o forse delle tante persone nate il 29 febbraio, ovvero la data fantasma per il calendario, il giorno che rende bisestile l'anno in corso. Si tratta di un accorgimento utilizzato per evitare lo slittamento delle stagioni, che ogni 4 anni accumulerebbero un giorno in più di ritardo, un anno che secondo la tradizione popolare sarebbe foriero di sventure, perlomeno affidandosi al detto anno bisesto, anno funesto. La vulgata popolare trova conferme in alcuni passaggi storici per la Sicilia. Erano bisestili il 1908, anno in cui si verificò il terremoto di Messina, così come il 1968, ricordato per il sisma che colpì la Valle del Belice. Il 29 febbraio è il giorno in cui sono nati tra gli altri Papa Paolo III e il compositore Gioachino Rossini. Ma chi viene alla luce in questa data anomala? Quando compie gli anni? La scelta per i festeggiamenti è assolutamente arbitraria, mentre dal punto di vista legale fa fede il giorno successivo, ovvero il 1 marzo. Questa è la data che si prende in considerazione, ad esempio, per l'inizio della maggiore età. La registrazione all'anagrafe in ogni caso avviene il 29 febbraio. La probabilità di nascere nel cosiddetto giorno in più è di 1 su 1461. Il prossimo appuntamento con la data fantasma è per sabato 29 febbraio 2020. E auguri anche a tutti gli altri che compiono gli anni, insomma, in questa data un po' particolare. Da ieri un tratto di via Siracusa a Palermo, dove al civico 50 dal 69 anno della fondazione ha sede la casa editrice, è stato intitolato a Enzo ed Elvira Sellerio. La scopertura alla presenza del sindaco Luca Orlando e di un gruppo di autori proprio della scuderia Sellerio è avvenuto sulle note di azzurro intonate da una banda. Poco dopo i partecipanti alla cerimonia hanno preso parte al Politeama alla lettura di alcuni brani per ricordare i due editori. Noi adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, poi il TG Med Sport e subito dopo il TG, da non perdere l'appuntamento con il TG Med Sport, ma in versione extra large. A dopo. È chiaro, volevamo i 3 punti davanti ai nostri tifosi, che ringrazio per l'appoggio, volevamo i 3 punti e ci abbiamo provato fino in fondo, per l'appunto inserendo anche giocatori con caratteristiche di un certo tipo anche nel finale per forzare ulteriormente la partita. Non ci siamo riusciti, ma l'atteggiamento è stato quello giusto. Se si vuole continuare a dare continuità ai risultati e riprendere certi discorsi, bisogna dare un'occhiatina agli equilibri, perché se vai in continuazione a prendere gol, poi è chiaro, non puoi fare sempre 3 gol per vincere una partita. E quindi l'importante è nello stesso tempo sviluppare e andare a insistere sulla manovra offensiva, sull'ultimo passaggio, quello che un po' abbiamo detto, su queste fasi qui, e nello stesso tempo dietro ridare solidità, fiducia, e questo farà salire anche la testa e il morale dei ragazzi. Quindi questi sono i fattori su cui dobbiamo insistere, mattone per mattone, poi ci auguriamo che ci possa portare dei buoni vantaggi. Per quanto riguarda Franco, nelle ultime 2 settimane, da quando sono arrivato, ha fatto pochissimi allenamenti, 3 o 4 allenamenti, in virtù di un problema muscolare, un problemino di affaticamento muscolare che aveva avuto nelle settimane, nella gara precedente, mi sembra con il Torino, ed è chiaro che la situazione va migliorata, va monitorata sicuramente. È chiaro che andando avanti con la partita, negli ultimi 20 minuti il rischio di poter, con l'affaticamento, col passare dei minuti, il rischio di poter avere un infortunio muscolare si alza, e quindi abbiamo cercato di abbassare questo e soprattutto di mettere ragazzi freschi, veloci, rapidi, nel tentativo di forzare ulteriormente la partita. Ma in questa fase qui bisogna usare anche la testa e il cervello, perché insomma andare a rischiare anche una percentuale di perdere Vasquez è un po' da incoscienti, e quindi va ragionato un po' il tutto, e in questo momento era giusto così. Poi che Franco volesse continuare, ci può stare, che volesse continuare magari anche la partita, però qui dobbiamo essere bravi noi a leggerla e a portare avanti il lavoro, perché poi il campionato non finisce certo domani, insomma, ecco.